Il Consiglio regionale ha approvato un ordine del giorno presentato dal Movimento 5 Stelle per valutare la situazione ambientale in Valle d'Ora, Biella. Nell'area si è infatti sviluppata negli anni un'estesa industria estrattiva, con alcune delle cave esaurite adibite a discariche. L'assessore all'ambiente ha poi svolto una comunicazione sull'autorità d'ambito 3, che opera per l'organizzazione del servizio idrico integrato. In particolare la sua costituzione in giudizio in un procedimento amministrativo promosso da alcuni comuni del torinese potrà avvenire non appena gli organi del lato 3 saranno operativi. Rita Turino è il garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza, eletta dall'Assemblea di Palazzo Lascaris. Il garante svolge le funzioni di promuovere la conoscenza e l'affermazione dei diritti individuali, sociali e politici dell'infanzia e dell'adolescenza. È stato eletto il presidente del CAL. Si tratta di Stefano Costa, presidente della provincia del Verbano Cusio Ossola, proclamato all'unanimità alla guida del Consiglio delle Autonomie Locali del Piemonte. Eletti anche i due vicepresidenti, Chiara Pendino in qualità di presidente della città metropolitana di Torino e Mauro Barisone, consigliere comunale di Vinovo. Si è svolta il 26 ottobre a Palazzo Lascaris la cerimonia di insediamento dei nuovi membri del Comitato Regionale delle Comunicazioni, il neopresidente Alessandro De Cillis e i componenti Vittorio Del Monte e Gianluca Martino Narciso. Proprio sul filo della frontiera, Europa dei diritti ed Europa dei muri. È il titolo del convegno che si è svolto al Centro di Formazione ONU di Torino, organizzato dal Consiglio regionale per i diritti umani in collaborazione con l'Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa. Migrazione e accoglienza sono i temi dell'11ª edizione del Festival dell'Oralità Popolare, che si svolgerà a Torino dall'11 al 13 novembre. Nell'ambito dell'iniziativa è inserita anche la collaborazione con la Biblioteca della Regione Umberto Eco. La mobilità di chi è alla ricerca di un futuro migliore per motivi economici, politici e di sopravvivenza è al centro della mostra Transitions, l'umanità in transito, in esposizione fino al 7 novembre al MAO, Museo d'Arte Orientale di Torino.